Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo ancora una volta in Ohio, più precisamente a Lorain County, in una città di circa 5.000 abitanti chiamata Wellington. Si tratta di una città con origini decisamente antiche per gli standard statunitensi ed è infatti considerata una delle migliori città più antiche dello stato. Si tratta di un posto molto tranquillo, non c'è tanto casino, non ci sono molti negozi, è una cittadina in cui non c'è tantissimo da fare, soprattutto per i più giovani. In ogni caso la presenza di moltissime aree verdi, la vicinanza ad altre città più grosse e soprattutto la presenza di tutta una serie di scuole per i più piccoli è anche considerata una città ideale per le famiglie. E infatti tra le molte famiglie che vivevano a Wellington nel 2007 c'era anche la famiglia Patrick. Susan e Mark erano una coppia decisamente longeva, infatti nel 2007 avrebbero festeggiato il loro 23esimo anniversario di matrimonio. Susan era originaria dell'Oregon, dove si era poi laureata e proprio all'università aveva conosciuto Mark. Dopo la laurea i due avevano scelto di intraprendere due carriere diverse. Susan era diventata un'infermiera, mentre Mark era diventato un ministro pentecostale. Sono sincera, ho dovuto cercare che cosa volesse dire. Ed era praticamente una sorta di pastore, cioè non prete, però pastore, avete presente, del movimento pentecostale. Mi sono letta un po' di cose su internet, adesso non sto a spiegarvi il tutto perché chiaramente non è il punto di questo video, ma si tratta di un movimento religioso che fa parte del protestantesimo. Chiaramente anche Susan aveva iniziato a far parte di questa comunità e quando poi avevano iniziato ad allargare la famiglia, era nata prima Heidi, poi Holly e poi il più piccolo Daniel, avevano deciso di crescere ovviamente i loro figli secondo l'ideologia appunto pentecostale. Dato il lavoro del padre, ovviamente la famiglia era molto presente all'interno di questa comunità, partecipavano sempre alle messe, alle varie cerimonie che si tenevano appunto nelle chiese. I Patrick avevano poi deciso di trasferirsi a Wellington, dove avevano acquistato una villetta, una casetta in un quartiere residenziale. Mi sono fatto un giro su Google Maps in questa zona, era comunque un ambiente molto tranquillo perché tra una casa e l'altra c'erano centinaia di metri di giardino e parco, quindi sicuramente c'era più privacy e più tranquillità, giustamente per una famiglia che cresce lì sui figli. I Patrick erano sempre stati una famiglia molto unita, erano una di quelle famiglie che facevano un sacco di attività di famiglia appunto insieme, il weekend andavano magari da qualche parte, organizzavano il sabato e la domenica dei pranzi, delle cene in cui si riunivano come famiglia, cosa che divenne chiaramente sempre più importante quando i figli iniziarono a crescere. Heidi, la più grande, terminò il diploma, si sposò, quindi andò a vivere con suo marito, e anche Holly poi si era diplomata ed era andata al college. Nel 2007 a casa rimaneva come figlio solo il più piccolo Daniel. Daniel infatti nel 2007 aveva 17 anni e stava completando i suoi studi al liceo di Wellington. Crescendo era diventato un po' il classico ragazzino americano, si era appassionato molto di sport in generale, in particolare il football americano, e ancora più in particolare faceva parte ormai da tantissimi anni della squadra di rugby di Wellington. Era anche un discreto studente, non era certamente il più intelligente della classe, la persona con i voti più alti, però se la cavava, non aveva assolutamente problemi in nessuna materia, era un ragazzino comunque intelligente. Era anzi conosciuto un po' dalla famiglia, comunque tutte le persone che lo conoscevano, come un ragazzino molto tranquillo, una di quelle persone che non hanno mai dato problemi ai suoi genitori, e aveva sviluppato negli anni comunque un buon rapporto sia con i suoi genitori che con le sorelle. Un evento in particolare nella vita dei Patrick in generale e di Daniel in particolare lo cambiò un po'. Un anno, durante le vacanze invernali, la famiglia Patrick aveva deciso di passare una settimana sulla neve a sciare, e durante una delle discese che stava facendo Patrick sugli sci cadde e si fece decisamente male. Da quella caduta ne era risultato un infortunio abbastanza grave alla spina dorsale. Non era una lesione che avrebbe comportato danni permanenti, però per quasi un anno successivo a questo incidente Daniel dovette
praticamente rimanere costretto a letto. Non fu sicuramente un periodo facile per lui e la sua famiglia, considerate che era un ragazzino molto attivo, giocava a rugby, era molto sportivo. Trovarsi dall'essere un ragazzino molto attivo al dover stare praticamente allettato per quasi un anno, potete immaginare che non è stata proprio una situazione ideale per lui. Riuscì però a trovare conforto nei videogiochi, un interesse diciamo che aveva in realtà già da prima di questo incidente, come immagino la maggior parte dei ragazzini della sua età. Ma sicuramente successivamente all'incidente, essendo praticamente allettato, chiaramente non c'erano moltissime altre cose che potesse fare, iniziò a buttarsi nei videogiochi un po' a capofitto. E i suoi genitori non avevano nessun tipo di problema di per sé con i videogiochi, solo c'era un grande ban, una grande proibizione all'interno di quella casa, ovvero i giochi potenzialmente violenti, quindi giochi in cui si utilizzavano delle armi, giochi ambientati magari in guerre, robe tipo GTA, insomma cose sicuramente un po' violente, dove c'erano situazioni, sto pensando a GTA, che non erano proprio approvate ovviamente dall'ideologia più religiosa dei suoi genitori. Cosa assolutamente non solo comprensibile, ma anche giusta, direi. E infatti per la prima fase almeno di questo allettamento di Daniel, i videogiochi a cui iniziò a giocare erano videogiochi normalissimi, non violenti o comunque con nessuna interpretazione potenzialmente negativa. Chiaramente in questo periodo lui non poteva tanto uscire, fare, alzarsi eccetera, però riceveva un sacco di visite da parte dei suoi amici che andavano a giocare con lui, a chiacchierare, a fare i compiti insieme. E durante una di queste visite alcuni dei suoi amici gli parlarono di un nuovo videogioco che era uscito proprio in quel periodo e che stava spopolando in tutto il mondo. Questo videogioco si chiamava Halo 3 e per chi non giocasse ai videogiochi al tempo, non avesse tanto idea di che tipo di videogioco si trattasse, era un videogioco ambientato praticamente in una sorta di guerra interstellare. Chi giocava interpretava i panni di un soldato che appunto andava a scontrarsi in queste varie guerre. Halo 3 uscì proprio nel 2007 e quell'anno fu il videogioco in assoluto più acquistato al mondo. Quindi immaginate quanto fosse popolare all'epoca. E ovviamente non appena i suoi amici gli raccontarono il contesto di questo videogioco, Daniel seppe e capì subito che comunque i suoi genitori non gli avrebbero mai permesso di giocarlo, perché non solo erano coinvolte armi, ma si interpretava proprio un soldato che andava a combattere questa guerra. Però, voglio dire, anche se chi di noi non ha avuto figli è stata una diciassettenne, quindi potete immaginare quanto il fatto che tutti ci giocassero, un gioco iper popolare, tutti parlavano di quello, Daniel voleva assolutamente provare a giocare a questo gioco. Di conseguenza chiede il permesso ai suoi genitori di poter acquistare Halo 3 e giocarci. In realtà a questa prima richiesta lui non gliela mette proprio come un gioco di guerra, un videogioco violento eccetera, però in ogni caso i suoi genitori si informano prima di acquistarlo e si rendono conto che parlava di guerra, non era il gioco a cui avrebbero voluto che il figlio giocasse, quindi gli dissero di no. E da questo rifiuto iniziarono tutta una serie di litigi e di tensioni all'interno della casa dei Patrick. E le persone che conoscevano i Patrick, che frequentavano la famiglia, dicono che quel momento, cioè quel primo inizio di tensioni, fu davvero la prima volta in cui nel rapporto tra genitori e figlio spuntarono dei problemi. Fino a quel momento erano sempre stati, cioè sì, magari qualche volta avevano litigato, ma non c'erano mai state grandi tensioni o grandi scontri. Dopo un po' di tentativi di persuasione, Daniel capì che insomma non sarebbe riuscito a convincere i suoi genitori e trovò un modo per farselo comprare dai propri amici e giocarci di nascosto dai genitori. Questo perché in questo lungo periodo, in questi tanti mesi che Daniel passò in camera sua allettato, sia Susan che Mark continuarono comunque a andare a lavorare. Quindi la maggior parte della giornata Daniel la passava da solo e non era supervisionato da nessuno, quindi era davvero facile nascondere il CD sotto il letto, tirarlo fuori quando i suoi uscivano per andare a lavorare e poi rinasconderlo quando stavano per tornare. Il grande problema è che in qualche modo questo ragazzino iniziò a sviluppare una vera e propria ossessione per Halo 3. E in realtà è accaduto secondo me qualcosa di strano, perché quel tipo di, come posso dirvi, accanimento di Daniel nei confronti di questo videogioco iniziò in realtà da prima di
giocare a questo gioco. Non era stata ovviamente la prima volta che i suoi compagni, i suoi amici giocavano un gioco a cui lui non poteva giocare perché i suoi genitori non volevano giocasse a un certo tipo di videogiochi. Per qualche motivo quel videogioco fu la causa scatenante di questa ossessione che sviluppò nei confronti del videogioco. E parlo di ossessione perché in quel periodo Daniel arrivava a giocare tra le 8 e le 12 ore al giorno con questo videogioco, che sono una quantità di ore imbarazzanti, fino ad arrivare alla fine di questo periodo dove lui doveva rimanere allettato, ricominciò a camminare, a muoversi, insomma, non poteva ancora correre, giocare a rugby, cose del genere, però poteva tranquillamente andare a scuola, seguire le lezioni, fare la vita che faceva prima. E di conseguenza, col fatto che andava a scuola, la maggior parte delle ore delle giornate tra lunedì e venerdì le passava sui banchi di scuola, iniziava ad essere a casa negli orari più o meno in cui erano a casa anche i suoi genitori. Quindi per forza di cose, a questo punto Daniel doveva trovare il modo di giocare a questo videogioco mentre i suoi genitori erano in casa. E infatti poco dopo il suo rientro a scuola i genitori una sera lo beccarono a giocare ad Halo 3. Da questa cosa ne generò un ulteriore litigio. Chiaramente i suoi genitori, Mark in particolare, si arrabbiò molto per quello che aveva fatto, insomma per il fatto che gli aveva nascosto che stesse giocando ad Halo 3. E al termine di questo enorme litigio suo padre lo mise davanti ad un opt-out: o smetti di giocare ad Halo 3 o prendi le tue cose e te ne vai. Daniel scelse questa seconda opzione, decise di passare un po' di tempo a casa di un suo compagno di classe. Una volta nella casa del suo amico si mette di nuovo a giocare ad Halo 3, a volte insieme al suo amico, a volte da solo, fino al primo weekend praticamente che trascorse a casa della famiglia dell'amico, quando praticamente rimase attaccato a giocare a questo videogioco per 14 ore consecutive e non c'era stato modo da parte di nessuno, né dell'amico né dei genitori dell'amico, di staccarlo, di fargli fare qualcos'altro. Tant'è che dalle foto di questo periodo, che vi farò, vi metterò ovviamente man mano che parlo, si vede, cioè secondo me è una cosa che si vede proprio negli occhi, ha tipo gli occhi arrossati, mi dà l'idea di una persona che non dorma e che sta tantissimo tempo attaccato a uno schermo. E l'attaccamento di Daniel a questo videogioco era morboso, cioè non, sembrava non riuscisse a pensare ad altro. Se in quel momento specifico non stava giocando, comunque stava parlando di quel videogioco con qualcuno. E questi comportamenti diventano talmente preoccupanti che gli stessi genitori del suo amico iniziano a capire che c'è qualcosa che non va e gli dicono: senti, prendi le tue cose, torna a casa dei tuoi genitori e non pensare mai più a questo videogioco. Quindi lo rispediscono a casa sua, i suoi genitori ovviamente lo accolgono, ma rimane la regola e la proibizione assoluta di quel videogioco e videogiochi simili in casa. Cosa che però, di nuovo, non ferma Daniel, perché il giorno dopo il suo rientro in casa esce dalla sua cameretta, dalla sua stanza, dalla finestra, esce di nascosto, raggiunge il GameStop, la città, il GameStop più vicino, e acquista una copia di Halo 3. Per quanto provò di nuovo a giocarci assolutamente di nascosto, suo padre lo becca subito dopo. E potete immaginare l'ulteriore casino che si scatena a questo punto in casa Patrick. Mark non sa più che cosa fare, gliel'ha proibito, l'ha cacciato di casa, non sa davvero più che pesci pigliare con questo ragazzino che si è così ossessionato da un videogioco del genere. Quindi decide di prendere questa copia di Halo 3 e di chiuderla in una cassetta di sicurezza che aveva nel suo studio. Cassetta di sicurezza che si poteva aprire e chiudere con una chiave, ovviamente, che l'uomo teneva nascosta da un'altra parte. E all'interno di quella cassetta di sicurezza, oltre ad Halo 3, c'erano vari documenti, passaporti, insomma cose un po' importanti che dovevano essere in un punto raggiungibile, e soprattutto una pistola che Mark aveva acquistato legalmente e che teneva, sapete come immagino il 99% degli americani, per sicurezza personale. A questo punto Mark e Susan pensavano semplicemente che si trattasse di una sorta di punto su cui Daniel si era fissato semplicemente come ribellione. Il film che si erano fatti loro due a questo punto è: dato che non è mai successa questa cosa con altri videogiochi a cui non poteva giocare, probabilmente si è fissato così tanto su questa cosa solo perché c'ha 17 anni, magari sta affrontando una fase ribelle e ha visto
in quel videogioco una scusa per ribellarsi, per litigare con i suoi genitori. Di conseguenza erano convinti che una volta bloccato del tutto sto gioco, tempo qualche settimana, e Daniel sarebbe tornato ad essere il Daniel di prima, a concentrare i suoi interessi, il suo tempo su qualcos'altro. E purtroppo non poterono sbagliarsi di più su questa cosa. Nei giorni successivi Daniel rimase il 99% del tempo che passava a casa, cioè che non era a scuola, chiuso in camera sua, e quei pochi contatti, quelle poche interazioni che aveva con i suoi genitori, si comportava in maniera stizzita, insomma teneva un po' il broncio. Le cose andarono così fino al 20 ottobre del 2007. Si trattava di un sabato e per la maggior parte delle persone iniziò come un sabato fra tanti. I Patrick avevano in programma una giornata speciale, una giornata in famiglia. Quel giorno infatti c'era una partita di baseball di delle squadre evidentemente importanti. Una di queste due squadre era una squadra per cui tifavano praticamente tutti i Patrick, quindi avevano invitato a casa Heidi, la figlia maggiore, insieme al marito per pranzare insieme e poi vedere tutti insieme questa partita. Doveva essere una giornata serena, una giornata in famiglia, una giornata divertente. Purtroppo non fu così, anzi si trasformò in un vero e proprio incubo. Mark e Susan stavano aspettando l'arrivo di Heidi sul divano in soggiorno. Ad un certo punto Daniel esce dalla sua stanza, cosa che già comunque li sorprese perché, come vi dicevo, nei giorni prima era stato sempre chiuso in camera sua. La cosa che li sorprende ancora di più è che sembrava di ottimo umore, era sorridente, va verso di loro e gli dice: ho una sorpresa per voi. Per quanto sorpresi, ovviamente accolgono con piacere il figlio che finalmente, di nuovo dopo giorni di broncio, arriva lì tutto sorridente e allegro. Daniel a questo punto gli dice di chiudere gli occhi, quindi entrambi fanno quello che gli dice il figlio, chiudono gli occhi. Sentono che Daniel va dietro di loro. Rimangono con gli occhi chiusi in silenzio, come farebbe qualsiasi altra persona in quella situazione, ad aspettare che il figlio svelasse finalmente di che si trattasse, insomma, quella sorpresa, fino a quando Mark, in particolare, l'avrà sentito ovviamente anche Susan, sente un click metallico che per lui fu subito riconoscibilissimo, ed era il rumore che fa una pistola quando viene caricata. Adesso, quello che avverrà dopo avverrà proprio in una frazione di secondo. Chiaramente io, per motivi di linguaggio, ci metterò di più a dirvelo. Però, per farvi capire che Mark non ebbe neanche il tempo di reagire al riconoscere quel suono che il figlio, da dietro di lui, gli piantò un proiettile in testa. E Mark non fece neanche in tempo a cadere in avanti che Daniel scaricò altri 4 corpi sulla madre. Uno di questi 4 proiettili attraversa il cuore di Susan, quindi morì seduta stante. Mentre Mark, per un miracolo davvero, perché il colpo gli era partito da dietro la nuca, fortunatamente evitò tutti i punti vitali. Quindi per quanto rimase in condizioni gravissime, quasi morto per terra, riuscì a sopravvivere. A questo punto Daniel mette la pistola in mano al padre e gli dice di stringerla forte, di tenerla in mano, ma non fa in tempo neanche a rialzarsi dopo aver lasciato la pistola in mano a Mark, che sente bussare alla porta. Era evidentemente arrivata sua sorella insieme al marito. Heidi da fuori è ignara di tutto quello che è appena successo, non ha sentito gli spari, non ha sentito niente, quindi bussa alla porta e suo fratello Daniel apre. Heidi capisce subito che c'è qualcosa che non va, perché, cioè, solitamente se uno bussa alla porta e ho in programma di farti passare la giornata in casa mia, apro tutta la porta e ti faccio entrare. Mentre Daniel aprì la porta proprio di uno spiraglio. Heidi ovviamente ci rimane un attimo così, dice: mi fai entrare? E lui le risponde che non era il caso perché i loro genitori avevano avuto appena una discussione molto accesa. E Heidi gli dice: vabbè, perché non dovrei entrare se i nostri genitori hanno appena litigato? E Daniel non fa neanche in tempo a creare, a dirle un'altra scusa, che Heidi sente un rumore un po' strozzato, di una voce strozzata provenire dal soggiorno. Quel lamento era il lamento di Mark che, come vi dicevo, nonostante ha ferite gravissime, era ancora non solo vivo ma anche cosciente, stava cercando di chiedere aiuto a sua figlia. Heidi sente questo rumore e dà un colpo alla porta per aprirla totalmente, costringere Daniel ad aprire la porta, e non appena la porta si aprì un po' di più vide per terra sua madre. Di nuovo un'altra cosa che accade in una frazione di secondo: Daniel dietro la schiena aveva la pistola, la prende, fa per puntarla contro Heidi, ma fortunatamente con una prontezza di riflessi che secondo me in questi casi
solo gli americani o le persone addestrate, si butta su Daniel e riesce a disarmarlo. Non appena lo disarma, Daniel scappa. Heidi lo vede scappare e la cosa più inquietante, che mi ha inquietata tantissimo quando ho letto questa cosa, è che prima di scappare, Daniel passa dallo studio del padre, dove dalla cassetta di sicurezza che era già aperta, prende il videogioco Halo 3 e scappa. Scapperà poi con la macchina del padre, sale su questa macchina e inizia a guidare. Ovviamente Heidi, non appena si riprende dall'evidente shock, insomma, di trovarsi i genitori per terra in condizioni terribili e da suo fratello che le ha appena puntato una pistola addosso, prende il telefono e contatta il 911. What's going on? I don't know what happened. I just came over to my parents' house because we were going to watch the game, and my mom is shot and my dad is shot and my brother's here. Does anybody know what happened? Did your brother shoot your parents? I don't know. I think so. Come avrete visto dal video, la prima cosa che fa Daniel nel mentre dell'arresto è incolpare il padre. Dice: mio padre ha sparato a mia madre. Daniel viene comunque arrestato e portato in centrale per un interrogatorio. Nel frattempo a casa dei Patrick arrivano i paramedici. Purtroppo tutti constatano immediatamente che non c'è niente che potessero fare per Susan. Mark però è ancora vivo. Lo trasportano di urgenza in ospedale, dove dovrà sottoporsi a un intervento delicatissimo e super urgente per il proiettile appunto che aveva in testa. Questo intervento ebbe un esito positivo, riuscì perfettamente, solo che data ovviamente la situazione, la ferita, la condizione, Mark cadde in coma e in coma ci rimarrà per le 2 settimane successive. In queste 2 settimane chiaramente la polizia tentò di ricostruire quello che era accaduto. L'unico modo che avevano a questo punto per ricostruire il tutto era parlare con Daniel e con Heidi e suo marito, insomma le persone che avevano anche solo parzialmente assistito a quello che era accaduto. Daniel racconta che quel giorno si trovava in camera sua e inizia a sentire i genitori litigare, cosa che a quanto dice non era una cosa che non era mai successa, quindi non si sorprende, non va a indagare oltre, fino a quando non sente dei colpi di pistola. Racconta di essere poi rimasto paralizzato praticamente in camera sua dalla paura, fino a quando suo padre non l'aveva chiamato. Lui era uscito, era andato a vedere cosa stesse accadendo e c'era sua madre per terra, coperta di sangue, suo padre in piedi con una pistola. L'unica cosa che Mark, stando alla sua versione, gli aveva detto era che gli dispiaceva e dopo questa frase si era sparato. Secondo sempre il racconto di Daniel, poi subito dopo aveva bussato sua sorella, quindi lui aveva preso la pistola perché aveva paura che colpassero lui di quello che era accaduto, quindi era successo tutto il resto. Tutto bene, cioè tutto bene, tutto male, però tutto chiaro, quello la sua versione. Il fatto è che per l'inclinazione del proiettile che aveva colpito Mark, era praticamente impossibile che si fosse sparato da solo. In ogni caso, quella rimane la versione ufficiale per le 2 settimane successive, fino a quando Mark, magicamente, miracolosamente, esce dal coma. Il danno che gli aveva procurato quel proiettile era stato sicuramente molto grave, ma erano riusciti a salvarlo. Non aveva preso nessuna parte vitale, nessuna parte estremamente importante del cervello, nel senso che si ricordava tutto, riusciva a parlare, cioè nel senso non riusciva tanto a parlare perché aveva un danno alla mascella, finché ovviamente era troppo gonfia, però non aveva un danno neurologico o comunque che gli potesse impedire poi in futuro di parlare. Dovette sottoporsi a una ricostruzione a un lato del viso, però era assolutamente in grado di testimoniare e di raccontare quello che era davvero successo quel giorno, ed è stato quello che vi ho già raccontato. Sarà grazie ovviamente alla sua testimonianza contro il figlio che riuscirono ufficialmente ad arrestarlo. Mark ci metterà molto tempo a riprendersi dal punto di vista fisico, ma riuscì a tornare a fare
di fatto quello che faceva anche prima. Ebbe però una grossa difficoltà dal punto di vista psicologico, perché ovviamente, vabbè, dovette non solo rimparare a fare tutta una serie di cose, ma quello che aveva vissuto era stato un trauma enorme per lui. Con il racconto di quello che era accaduto da parte del padre, anche Daniel non può fare nient'altro se non confessare. Sottolineo il fatto che comunque fin da subito dimostrò rimorso per le proprie azioni, insomma, che non ripara niente. Ovviamente Susan purtroppo è morta in seguito a questa cosa, però diciamo che in molti dei casi di cui vi parlo non c'è nemmeno questo rimorso, quindi è sicuramente una cosa in più. Scatta un mega caso a livello mediatico, un sacco di criticità legate a questo videogioco, ad Halo 3, e io sinceramente mi ricordo vagamente delle polemiche simili su questo caso che era avvenuto. Partirono le classiche cose: è il videogioco che gli ha fatto fare questa cosa, il videogioco che l'ha portato a uccidere i propri genitori. Possiamo dibatterne quanto vogliamo sui contenuti violenti, sono sicuramente criticabili, eccetera. Fatto sta che non è che ogni ragazzino che ha giocato ad Halo 3 ha finito col fare qualcosa del genere, quindi sicuramente quello che è accaduto è imputabile comunque a un disagio, probabilmente, che Daniel stava vivendo in quel periodo. In ogni caso, al processo Daniel racconta che lui in realtà aveva aperto quella cassetta di sicurezza, aveva trovato la chiave, aperto la cassetta di sicurezza con l'intento di prendere quel videogioco e continuare a giocarci. Di fianco a questo videogioco aveva trovato la pistola ed era scattato qualcosa dentro di lui, qualcosa che non fu nemmeno lui in grado di spiegare. In ogni caso, alla fine del processo, prima che la giuria si ritirasse per deliberare su colpevole o non colpevole e la condanna, Mark fece un discorso molto toccante, in cui praticamente perdonò suo figlio, disse a suo figlio che lo perdonava, citerà un passo ovviamente religioso collegato al perdono, e in questo momento, in questi momenti in cui lui fa questo discorso, dalle videocamere si vede, insomma, dietro ripreso Daniel che si commuove, inizia a piangere. Daniel, essendo minorenne, chiaramente non rischiava la pena di morte, quindi la condanna più grave che gli potesse capitare era l'ergastolo, e infatti al termine del processo lo dichiararono colpevole e gli daranno l'ergastolo, però con la possibilità di chiedere di uscire dopo almeno aver scontato 23 anni di prigione, che vuol dire dal 2030 in poi potrà richiedere di uscire in libertà condizionale. Da quanto so, ovviamente, come vi ho detto, Mark lo ha perdonato, ci vorrà un po' più di tempo, ma anche Heidi e Holly finirono con il perdonare il fratello, continuano a tenersi in contatto con lui mentre si trova in prigione a supportarlo. Questo è tutto quello che ho trovato sul caso di oggi. Come al solito, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Vi ricordo, come al solito, se volete sostenere il canale, di iscrivervi, lasciare un mi piace, un commento e seguirmi sulle altre varie piattaforme. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.